Mino Borracino, consigliere del presidente della regione Puglia per il piano Taranto. E allora, Borracino, della serie c'eravamo tanto amati, consulenze, assessori, ora si è rotto il giocattolo e Melucci è brutto, sporco e cattivo. Chiariamo, io Melucci politicamente non lo posso vedere, però dire che tutte le colpe sono di Melucci non mi sembra giusto. Avete amministrato come lui e se Melucci ha fallito, voi avete fallito tanto quanto lui. È logica questa. Quando ci sono degli errori bisogna ammettere gli errori. Noi ammettiamo l'errore di aver ricandidato Melucci perché non era la persona idonea a gestire tanto. Lo dite ora. Lo diciamo da molti mesi all'interno del partito, dopo un dialogo che abbiamo avuto nel partito, e poi adesso abbiamo avuto il coraggio di dirlo in maniera netta. Benissimo. Insieme a te. Sono stato il promotore, io e Massimo Battista, più di noi. Perché allora questo fa non è la guerra, è un'operazione verità, assumersi le proprie responsabilità. Ha fallito Melucci, ha fallito il PD. Ha fallito Melucci, adesso stiamo mandando a casa Melucci. Se tu hai interesse a mandare a casa Melucci... E cosa devo fare più? Mica posso sparargli in fronte politicamente. Politicamente ho precisato, non sia mai. Bisogna lavorare insieme per ridare la parola ai cittadini. È giusto. Poi la gente potrà votare te o potrà votare noi. Sette anni, voi avete amministrato, non io. Abbiamo sbagliato a sostenere la seconda volta Melucci, fermo restando che ci sono delle cose... Atto di dolore. Non nessun atto di dolore, ci sono delle cose... Mea culpa. Ci sono delle cose importanti che questa amministrazione ha fatto anche in collaborazione con la Regione Puglia e ce ne sono tantissime, però in questo momento riteniamo che Melucci da 7-8 mesi a questa parte, 9 mesi a questa parte, stia completamente sbagliando la sua attività. Gliel'abbiamo detto democraticamente com'è il nostro partito, alla fine lui non ci ha voluto sentire, pensa di essere l'uomo solo al comando e abbiamo deciso di sfiduciarlo. Pronto Mario Turco come candidato sindaco? La tua mozione, ma noi siamo disponibili anche eventualmente, dicendolo alla cittadinanza, di andare avanti al notaio per sfiduciarlo e per... È bello farlo alla luce del sole, in consiglio, alla luce del sole, davanti a tutti. Siamo nati in consiglio e politicamente dobbiamo morire in consiglio. Si dice ai cittadini che si vada al notaio e si sfiducia avanti al notaio. Bitetti che fa? Fermo restando che noi abbiamo firmato la mozione. Poi Bitetti che fa? Con? Io non mi sottraggo mai alle tue domande, tu hai detto Mario Turco. Mario Turco è una delle persone, una delle personalità del fronte progressista che potrebbe tranquillamente fare... Chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà. Bocca al lupo. Un abbraccio.